A 4 mesi dalla sua nascita, il cortile di Edi arriva in Senato. Grazie ai senatori Mario Morgoni e Remigio Geroni, senatori marchigiani, abbiamo avuto l'opportunità di avere un incontro in Senato con il senatore Lucio Barani, presidente dell'intergruppo parlamentare Malattie Rare per il Senato, con il quale abbiamo delineato i punti che andremo a trattare giorno 10 maggio a Pieve Bovigliana, al convegno intitolato Fare Sintesi. Fare sintesi perché ci sono numerose proposte di legge che in itere si sono fermate e ora appunto raggrupperemo i punti comuni di queste proposte di legge in un unico progetto. All'interno del convegno che si terrà appunto al comune di Pieve Bovigliana interverrà anche il magnifico rettore dell'Università di Camerino, il quale ci ha dato la massima disponibilità. Il tema centrale dell'incontro di Pieve Bovigliana è proprio quello di fare sintesi sulle varie proposte di legge riguardanti le malattie rare, provando a dare un contributo alla conclusione dell'iter legislativo. Pieve Bovigliana perché quando è sorto il cortile di Edi, Pieve Bovigliana è stata presente, come anche il comune di Reganati e altre associazioni, alla presentazione. E poi anche perché Pieve Bovigliana, l'Alto Camerte, ha una grande università che è l'Università di Camerino e insieme a loro e insieme al comune di Pieve Bovigliana abbiamo organizzato questo evento. Abbiamo avuto anche altri incontri in regione che sono stati positivi, e anche se lo vedete anche dagli inviti, interverranno le massime cariche della sanità delle Marche.